Innanzitutto grazie, grazie perché non è scontata questa accoglienza e non voglio assolutamente dare per scontata la vostra presenza. Grazie, verranno Brianza. È la prima volta che sono qui e sono orgoglioso di essere tra voi. Grazie. Sono orgoglioso anche se non potendo dedicare tanto tempo di ripartire con una memoria ben precisa di questa cittadina. E ho voluto incontrare e conoscere di persona il candidato sindaco che appoggiamo col Movimento 5 Stelle, Maurizio Borgonovo. Ti abbiamo sentito, ti abbiamo ascoltato, mi avete anche raccontato quelli che sono i problemi di questa cittadina. C'è un problema sicuramente con la criminalità, i ladri ogni tanto vengono qui e quindi c'è un problema di sicurezza. Io dico sempre che la sicurezza non riguarda una singola forza politica, non è appannaggio di una singola forza politica. La sicurezza riguarda chiunque fa una proposta di governo di questa città, di questa comunità. Quindi dobbiamo assolutamente incrementare il livello di sicurezza e di vigilanza. Poi ancora, avete dei problemi per quanto riguarda gli aspetti ecologici? Noi, come sapete, come Movimento 5 Stelle, siamo in prima linea per realizzare e indirizzare la transizione ecologica, perché siamo a misura dei cittadini e non delle grandi lobby economico-finanziarie. Ci siamo battuti, grazie signore, ci siamo battuti col Movimento 5 Stelle. Io ho avuto un appoggio forte, solido, sin dal primo momento quando ero Presidente del Consiglio. Questo mi ha consentito di potermi battere con forza e dignità in Europa. Siamo riusciti a portare oltre 200 miliardi, ma adesso la battaglia non è finita. Anzi, ve lo dico alla luce dell'esperienza, dopo aver governato con due governi questo paese, adesso inizia l'aspetto, il momento, la fase più importante. Perché spendere bene quei soldi, saperli spendere in tempo e spenderli bene è la sfida ancora più importante di averli ottenuti. E siate tranquilli e sicuri, il Movimento 5 Stelle vigilerà, controllerà, perché questa dote finanziaria che mai è stata messa a disposizione nel nostro paese al dopoguerra oggi sia spesa come deve essere, a misura delle comunità, anche delle piccole comunità, dei centri anche dell'interno, non solo delle grandi città, e ripeto, a misura di progetti concreti a beneficio dei cittadini. Ma bravo, grazie, bravo, signora. Bravo, su questo io non vi voglio dare pure la parola, perché sono la mia parola, perché è scontata. Mi avete visto 3 anni, abbiamo lavorato col Movimento 5 Stelle, non potremmo fare diversamente, non conosciamo alternative, o si lavora per il bene dei cittadini o non si lavora. E sia quando ci saremo, questa garanzia l'avrete sempre. Grande. Giusto. Avrete anche un'altra garanzia. Grande. Grazie. Avrete anche un'altra garanzia. Avrete anche un'altra garanzia. In quanto ci saremo noi, episodi di corruzione, di malavita organizzata e non organizzata, delinquenza, ma anche il degrado della politica non lo consentiremo mai, mai, mai. Non solo per noi, ma anche costringeremo tutte le forze politiche, lo avete visto in tanti episodi, a mantenere alto il principio di legalità e il livello dell'etica pubblica. Con noi tutti quanti devono accettare tagli dei privilegi. Abbiamo costretto, pensate, tutte le forze politiche sono state costrette ad accettare e votare la riduzione del numero dei parlamentari. Io dico sempre, ve lo firmo in anteprima, noi vedremo, dicevano che era impossibile, il prossimo Parlamento non avrebbe lavorato bene. Io vi do la mia parola e poi ritornerò qui, ci rincontreremo e vedremo se è vero. Aspettiamo. Il prossimo Parlamento, ridotto alla metà, lavorerà benissimo. Bravo. E quello che raccomando poi a tutti, e quindi anche ai candidati, a voi tutti, ci guardiamo negli occhi, caro Maurizio, ci guardiamo negli occhi, facciamo progetti con la comunità, concreti,
Ad esempio, voi avete il vecchio oratorio, adesso c'è da discutere la destinazione. Partecipate anche voi. Voi avete un progetto, condividiamolo, perché non dobbiamo elaborare progetti che siano di utilità di qualche impresa, di qualche ditta, di qualche amico dell'amico, ma che siano di utilità per tutta la comunità. Lavoriamo insieme, va bene? Grazie, grazie a tutti. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.